Lo sapevate che a Vanuatu si parlano più di 113 lingue in un territorio con la stessa estensione dell'Abruzzo? Partiamo dalla base. Vanuatu è uno stato insulare che si trova a nord della Nuova Caledonia, in Oceania. È composto da 83 isole di origine vulcanica. La capitale è Port Vila, con circa 44.000 abitanti. Il clima è tropicale, con una temperatura di circa 32 gradi tutto l'anno. E le isole sono ricoperte dalla fitta vegetazione tropicale. Ora torniamo al discorso delle lingue. Le lingue ufficiali di Vanuatu sono il francese, l'inglese e una lingua creola sviluppatasi a partire dall'inglese che si chiama Bislama. Ma nell'arcipelago si parlano ben 113 lingue indigene. Molte lingue sono parlate da poco più di 2.000 persone, mentre altre sono parlate da poche persone o singole tribù, come ad esempio la lingua Araki, che viene parlata solo da 8 persone. Emmeok, ringeok, malma, mi namasikla. Nam vale vera wu, nam leo kubu, vera, vunu wu tar wol vera, nam leo kubu. Nam leo ringe awan aman avres, bon opun ringan asugu, limeri. A Vanuatu vivono all'incirca 270.000 persone. Il 98,5% di esse è di origine melanesiana, quindi originaria dell'arcipelago, mentre il restante 1,5% è di origine europea o asiatica. Ebbene, ora vediamo cosa c'è da fare o vedere qui a Vanuatu. Faccio due piccoli accenni perché ci sarebbe da parlare 2 ore solo per elencare il 2%. Un posto che mi ispira molto è l'Eton Blue Hole, ed è un piccolo laghetto tranquillo con acque color smeraldo. Poi c'è il vulcano Bembo, alto 1200 metri, e una volta raggiunto il cratere, attraversando un percorso in un paesaggio lunare, potete ammirare il lago di lava al suo interno. E per il resto posso dire che a Vanuatu ci sono numerose barriere coralline, spiagge di sabbia bianca e vulcani, tanti vulcani. Insomma, il posto adatto per gli amanti della natura. Fatemi sapere se vi è venuta voglia di visitare questo bellissimo paese dopo aver visto questo breve video. Noi ci vediamo nel prossimo video, un saluto!